Anatolia Meridionale, Turchia. Qui, nel 7500 a.C., sorse la prima città del pianeta Terra, affacciata sulla pianura di Koya, orchestrata perfettamente nella mezzaluna fertile, nel mezzo di importanti risorse idriche, di fronte al Mediterraneo, a pochi passi dal fiume Eufrate, dalla Mesopotamia, dal Mar Rosso, dal Mar Caspio e dal Golfo Persico, troviamo l'insediamento urbano più antico del pianeta Terra. Troviamo Kataloyuk. La scienza è stata a lungo dominata dalla convinzione che la civiltà più antica sulla Terra fosse quella dei Sumeri. Fino a qualche anno fa erano tutti convinti che la cultura agricola si diffuse dapprima in Medio Oriente e solo successivamente sorsero i suoi centri abitati in Turchia e in Europa. Per quanto riguarda l'Anatolia, invece, una regione della Turchia centrale e meridionale, ha sempre avuto la reputazione di periferia barbarica. E invece si è scoperto che il primo centro abitato della civiltà umana si trova proprio qui. E anche questo posto, come Göbekli Tepe, rivoluziona la credenza storica convenzionale secondo cui prima sorse l'agricoltura in Medio Oriente e poi nacquero i centri abitati in Turchia ed Europa. Ebbene no, anche i cacciatori raccoglitori costruivano dei centri abitati ed esistono svariate culture molto, molto enigmatiche del Neolitico che hanno letteralmente stracciato l'archeologia ortodossa. Con Kataloyuk, centinaia di anni di scoperte e rivoluzioni archeologiche vanno a farsi friggere e migliaia di archeologi ortodossi possono andare a raccogliere i petauri dello zucchero dalle pozzanghere in Madagascar. Chiaro? Kataloyuk non è un tempio, ok? È una vera e propria città risalente al 7500 a.C. Dico io 7500 a.C. Una città dalla quale si accedeva, pensate, dai tetti delle case, dove seppellivano i morti sotto al proprio letto e in cui si praticava una vera e propria arte taurina di abbellimento relativa ad appartamenti che farebbero invidia oggigiorno a molti paesi del terzo mondo. E direte, dai, cosa ci sarà mai di strano in insediamenti umani del Neolitico? Ebbene no, spero che questo serva a schiarirvi le idee. Quando gli abitanti di Kataloyuk abitavano in questi graziosi appartamenti, al caldo, cucinavano, intraprendevano azioni di vita quotidiana civilizzata, il resto del mondo, e dico tutto il mondo, dormiva nelle grotte. Chiaro? Non nelle capanne, nelle grotte, chiaro? Ecco, penso che questo basti a sottolineare l'importanza di questo sito. Tutto il resto del mondo dormiva nelle grotte. I Sumeri, riconosciuta come la prima civiltà, dico i Sumeri, sorsero 3000 anni dopo Kataloyuk. 3000 anni, non so se mi spiego. Qui siamo alla fine dell'età della pietra e troviamo una città che non è in linea, ma neanche con le ziggurat sumere che sorsero 3000 anni dopo, ok? Un sito meraviglioso che nasconde inquietanti misteri. Questa sensazionale scoperta ha cambiato radicalmente la nostra comprensione del corso della storia e del livello di sviluppo delle persone nell'era neolitica, consigliando che forse la nostra non è stata l'unica forma di evoluzione che si è susseguita sul pianeta Terra e che i libri di storia sono sostanzialmente da riscrivere. Sebbene la maggior parte delle città era composta interamente da edifici domestici, senza evidenti edifici pubblici, sono state scoperte delle stanze con dei murales piuttosto decorati e sofisticati e altre con una funzione rituale che ad oggi rimane poco chiara. Parliamo di un tempo in cui l'essere umano non era in possesso neanche della ruota, per capirci. Ok, neanche della ruota. Ti rendi conto della pesantezza? Ecco, qui siamo 2 o 3000 anni prima dell'invenzione della ruota. Parliamo del 7500 a.C., della prima città e insediamento organizzato della razza umana in cui si praticavano culti totalmente sconosciuti e oscuri, impossibili da studiare perché non solo non esisteva la ruota verrà scoperta 2000 anni più tardi, ma inoltre non esisteva neanche la scrittura e quindi nessun documento o prova storica che ci possa consigliare chi venerassero le persone di Kataloyuk, un sito così antico che si perde letteralmente nei meandri della comprensione umana.
mentre un aeroplano sorvola l'alto deserto del sud del Perù, l'uniformità opaca, calda e pallida delle rocce e della sabbia si organizza e cambia forma. Linee bianche distinte si evolvono gradualmente formando disegni sensati e caratteristici. Strisce bianche attraversano un deserto così arido che piove, pensate, meno di un centimetro l'anno. Il paesaggio cambia mentre le linee prendono forma per disegnare forme geometriche come trapezi, linee rette, triangoli e turbini. Alcuni vortici e zigzag iniziano a formare disegni più distinti, un colibrì, un ragno, una scimmia e così via. Queste sono, cari amici, le rinomate linee di Nazca, oggetto di mistero, da oltre 80 anni. All'interno del nostro viaggio alla scoperta dei posti più incredibili del mondo, questo è già il secondo episodio, non potevano mancare le linee di Nazca in Perù. Linee tracciate nel terreno migliaia di anni fa di cui si distinguono le forme soltanto volandoci sopra. E visto che il primo volo dei fratelli Wright è avvenuto il 17 dicembre del 1903, perché 2000 anni fa, circa nel 200 d.C., i popoli della zona avrebbero investito così tante risorse per creare figure che sono totalmente identificabili solo volandoci sopra? Ne hai mai sentito parlare? Chi le ha realizzate? E perché? Ci sono varie idee in merito, ok? Un'idea è che le linee di Nazca siano collegate al cielo, veri e propri osservatori a cielo aperto, con alcune delle linee che rappresentano le costellazioni del cielo notturno. Un'altra idea è che le file abbiano avuto un ruolo specifico nel pellegrinaggio, con il fine ultimo di attraversarle per raggiungere uno dei luoghi sacri nella zona, come per esempio Kawachi. E un'altra idea ancora è che le linee siano collegate all'acqua, qualcosa di vitale per la vita ma difficile da reperire nel deserto, e potrebbe aver avuto un ruolo fondamentale nei rituali antichi. L'archeologo peruviano Toribio Mejia-Xepe è stato il primo a studiare sistematicamente le linee nel 1926. Tuttavia, poiché le linee sono praticamente impossibili da identificare complessivamente dal livello del suolo, sono state portate a conoscenza del pubblico solo con l'avvento del volo da piloti che sorvolavano il Perù con aerei commerciali negli anni 30. Vi rendete conto che questo non ha alcun senso, vero? Non ha alcun senso. Ecco, le linee sono note come geoglifi e definiamo, no? Perché è importante, sono disegni sul terreno realizzati rimuovendo rocce e terra per creare un'immagine negativa, chiaro? Le rocce che ricoprono il deserto si sono ossidate nel corso di migliaia di anni e hanno assunto un color ruggine profondo, ok? E quando vengono rimossi pochi metri di roccia e scavate delle tracce, viene esposta una sabbia di colore chiaro e ad alto contrasto, e poiché nella zona c'è così poca pioggia, vento ed erosione, i disegni esposti sono rimasti in gran parte intatti per 2000 anni. Sembra probabile, riferiscono gli scienziati, che la maggior parte delle linee non indicassero a livello celeste un qualcosa, ma conducessero piuttosto a luoghi in cui venivano eseguiti rituali per ottenere acqua e fertilità dai raccolti. Ma qual è il senso di tali messaggi se solo chi ci volava sopra poteva vederli? A quanto pare si trattava di messaggi per gli dèi. Chi fossero gli dèi e perché i Nazca di 2000 anni fa fossero convinti che svolazzassero sopra le loro teste non è chiaro, ma Johann Reinhard, uno scienziato del National Geographic Explorer, ha proposto nuovi significati relativi a misteriosi rituali acquatici che venivano praticati dai popoli del deserto. Cosa volessero dire agli dèi rimane un mistero. Lo vedi questo? Ecco, questo è un Crane Grove GMK 5130 e pesa 60 tonnellate. Un bel bestione, no? Ecco. Questo invece è un blocco di Puma Punku in Bolivia dal peso di 141 tonnellate che è stato intagliato utilizzando la geometria descrittiva e portato in cima al sito che si trova a 4 km di altitudine dal livello del mare 1420 anni fa. E ci sono moltissimi scienziati pronti a scommettere che il sito sia molto più antico. Inoltre,
spuma punku è ben al di sopra del limite naturale degli alberi e nessun albero può crescere a quelle altitudini, nessun albero è stato abbattuto e utilizzato come rullo o altro. L'ingegneria di Puma Punku è stupefacente. Non si sa ancora quali strumenti siano stati utilizzati per realizzare tagli, forme e geometrie così precise. Forse la gente di allora non era così primitiva come pensiamo. La presenza di morsetti in metallo interni alle rocce che tengono le pietre e i suoi monoliti coesi rivelano una conoscenza della geometria descrittiva. La regolarità degli elementi suggerisce che fanno parte di un sistema di proporzioni. La geometria descrittiva, che a quanto pare inspiegabilmente conosceva il popolo che costruì Puma Punku, è la scienza che permette attraverso determinate costruzioni geometriche di rappresentare in modo inequivocabile su uno o più piani oggetti bidimensionali e tridimensionali. E non serve, di certo, che ve lo dica io, ma migliaia di anni fa avere simili capacità ingegneristiche che non avevano nemmeno gli Inca non era esattamente una cosa normale, ok? Sono state proposte varie teorie per spiegare le costruzioni di Tiwanaku e Puma Punku. Una è che usavano una misura standard di circa 60 cm come parametro e un altro argomento si riferisce al rapporto pitagorico, ma ancora nessuno è riuscito a dare spiegazioni reali e soprattutto convincenti di come una civiltà pre-Inca, chiamiamola così, pre-Inca, riuscì ad entrare in possesso di tali abilità architettoniche. Vi ricordo che la prima università che studiò il sito trovò delle grappe di metallo interne che tenevano uniti i blocchi ed è stato specificato, senza ombra di dubbio, che per realizzare un lavoro simile avrebbero dovuto possedere una sorta di forgia portatile che tenesse perennemente liquido il metallo, cosa assolutamente anacronistica per l'epoca, chiaro? Il blocco più leggero presente a Puma Punku pesa 86 tonnellate e quello più pesante 141. Dai, vi direte, in qualche modo avranno fatto, no? Ci sarà sicuramente una cava nei paraggi, a pochi metri di distanza. Sì, sì, fidati, fidati. Gli archeologi hanno concluso, per forza hanno dovuto concludere questo, altrimenti non ci avrebbero dormito, gli archeologi hanno concluso che i blocchi più pesanti di pietra sono stati trasportati su un ripidissimo pendio che hanno identificato da una cava vicino al lago Titicaca a circa 10 km di distanza, capito? Blocchi di 141 tonnellate trasportati in salita su di un pendio ripido a 4 km di altitudine dal livello del mare, estratti da una cava a 10 km di distanza 1420 anni fa, senza gru, senza strumenti elettrici, senza argani o altro. Ma va bene, cioè siamo tutti tranquilli, dormiamo sereni, va bene? Sono state condotte varie analisi, si chiamano analisi petrografiche dettagliate. Si tratta di analisi chimiche dei campioni di singole pietre dei siti e delle cave, capaci di identificare il sito di provenienza dei determinati blocchi, chiaro? E si è scoperto che blocchi di andesite più piccoli, usati per i rivestimenti in pietra e altre sculture presenti a Puma Punku, non vengono da 10 km di distanza, ma provengono da cave all'interno della penisola di Copacabana, a più di 90 km di distanza da e attraverso il lago Titicaca dal Puma Punku e dal resto del sito di Tiwanaku. Blocchi unici. E la cosa più incredibile, sai qual è? La cosa più assurda è che migliaia di anni fa il sito era molto più grande. Adesso vediamo solo le rovine, chiaro? Una volta gli edifici integri e maestosi avrebbero sicuramente fatto porre qualche domandina in più agli archeologi di tutto il mondo che sono campioni, proprio campioni indiscussi, di arrampicata sugli specchi. Sul sito di Puma Punku devo assolutamente farci un episodio dedicato perché c'è veramente tanto, troppo da dire, quindi se vuoi l'episodio completo su Puma Punku, lascia adesso un like a questo video. Canal Jordan, un sito sanguinario e sacrificale del Mesolitico risalente a più di 8.000 anni fa, un tempo in cui neanche Cataloyuk era sorta. L'archeogenetica,
non è una parolina inventata da Jimmy il podologo, ma è una disciplina che si basa sull'applicazione delle tecniche molecolari negli studi di genetica delle diverse popolazioni del mondo. Si occupa tramite la genetica, in poche parole, di studiare il passato umano attraverso l'analisi di campioni di DNA antico, da ritrovamenti di ossa, fossili, eccetera. Ok? Questa nuova branca della scienza, a differenza delle speculazioni e delle fesserie fantascientifiche che vengono proposte qui su YouTube, ci ha permesso di determinare un'origine ben precisa di determinati e misteriosi popoli. E in archeogenetica, il termine Scandinavian Hunter-Gatherer, abbreviato in SHG, è il nome dato ad una dinastia ancestrale che rappresenta la discendenza dai cacciatori-raccoglitori del Mesolitico in Scandinavia, ossia Norvegia, Danimarca e Svezia, nella penisola scandinava. Il Mesolitico va dal 10.000 all'8.000 a.C. e studiando il DNA di queste popolazioni e confrontandolo con altri ritrovamenti oggigiorno siamo venuti a sapere precisamente da dove proveniva l'uomo della pietra scandinavo e addirittura, pensa te, cosa possiamo fare con la genetica, conosciamo i flussi migratori dell'11.000 a.C. che portarono alla formazione di questa suddetta popolazione di uomini che arrivarono in Scandinavia. E così è per la maggior parte delle stirpi antiche che popolarono il pianeta Terra, ok? Chiarito questo, e quindi chiarita anche tutta la scienza relativa a determinati ritrovamenti e datazioni, dovete sapere che è stato ritrovato un altare sacrificale con un cranio fossilizzato su di una picca in mezzo ad un laghetto dove risiedevano i cacciatori raccoglitori scandinavi. Praticamente questo oscuro sito, a Kanaljorden, signori, venivano praticati sacrifici umani nel Mesolitico. E questo accende un enorme enigma relativo alle religioni neo e mesolitiche. Voglio dire, chi pregavano? E perché i sacrifici umani si tramandano sulla terra da migliaia di anni? Come vivevano? Lo dice la parola stessa, no? Perché capendo come vivevano capisci quanto sia anacronistico questo ritrovamento. Cacciatori-raccoglitori significa che non praticavano alcuna forma di agricoltura o di allevamento e di conseguenza non avevano economie produttive in senso stretto del termine. Si accontentavano quindi di costruire capanne, di raccogliere le bacche, di comunicare a gesti ed erano abili cacciatori che scolpivano le pietre, costruivano utensili molto rudimentali, erano amici scimmia trogloditi dell'8000 a.C. e via così. Figurati se avevano le religioni, no? Sbagliato. Avevano le religioni, erano individui spirituali e si affidavano ai sacrifici umani e quindi alla magia, al pensiero magico per realizzare le proprie intenzioni qui sulla terra. E ti illumino? Così come per Göbekli Tepe, anche per Kanaljorden nell'8000 a.C., questo è del tutto clamoroso. Per la storia convenzionale questo è clamoroso ed è esattamente per questo motivo che non ne hai mai sentito parlare. Questi strani monumenti antichi migliaia di anni, monumenti funebri fatti da enormi blocchi di terra, avevano i lati della base spostati di 12 gradi rispetto al nord perché volevano essere orientate verso la stella polare, che nei secoli successivi, pensate, riuscivano anche a prevederlo, sarebbe apparsa in corrispondenza del polo nord celeste in modo da proiettare l'imperatore defunto al centro del cielo, confermando così la correlazione celeste e l'importanza astronomica di questi misteriosi siti. Questa, cari signori, è una ricerca sul campo condotta dall'archeoastronomo Giulio Magli del Politecnico di Milano e pubblicata sulla famosa rivista Archaeological Research in Asia, che incrociando i dati dei satelliti è riuscito a fare chiarezza sulla correlazione celeste delle piramidi cinesi. Ma forse ho iniziato il discorso troppo violentemente, alcuni si staranno chiedendo: piramidi cinesi? Ebbene sì, caro amico sbuccia banane, il termine piramidi cinesi si riferisce a strutture di forma piramidale in Cina, la maggior parte delle quali sono antichissimi mausolei o tumuli funerari costruiti per ospitare i resti di diversi primi imperatori della Cina e dei loro parenti imperiali.
La maggior parte delle piramidi cinesi si trovano nello Xi'an e se ne contano, pensate, addirittura 38, alcune delle quali sono immense. Si dice che il pilota della US Army Air Corps, James Gaussman, abbia visto una piramide bianca enorme durante un volo tra l'India e la Cina. Durante la Seconda Guerra Mondiale vennero forniti anche dei resoconti militari all'Air Force americana e il New York Times ne scrisse. Passarono 2 anni e poi la notizia venne silenziata. Sembra che il governo cinese sia molto restio a pubblicizzare troppo queste piramidi e infatti, prima della vicenda del pilota, nessuno nel mondo ne conosceva l'esistenza. Oggi Google Earth mostrerà a chiunque abbia le giuste coordinate la prova non solo di una, ma di diverse piramidi nello Xi'an, nella Cina nord-occidentale. Ci sono quasi 40 piramidi conosciute, ma non tutte sono facilmente distinguibili all'occhio umano, perché vuoi per il tempo, vuoi per altre dinamiche, sono ricoperte dalla vegetazione e molte risalgono a migliaia di anni fa. Inoltre, signori, non sono vere e proprie piramidi, ok, ma sono più simili a giganteschi tumuli funerari, che però, attenzione, signori, attenzione, hanno incredibilmente la stessa disposizione delle piramidi nella piana di Giza e di quelle a Teotihuacan in Messico. Lo so che... Aspetta, ti do il tempo di raccogliere la tua mandibola. Raccoglila. Hai fatto? Bene, rimettitela. Ok. Ora si potrebbe dire, no, che la disposizione è vagamente simile. No, non è vagamente simile. La disposizione è identica. Ok, si potrebbe dire che è un caso, però una volta è un caso, 2 è strano e 3 è una prova. Si potrebbero dire tante cose, no? Si potrebbe dire che questi sono 3 siti costruiti in momenti storici diversi da popolazioni diverse che non conoscevano la reciproca esistenza a migliaia di chilometri di distanza, lontane nel tempo e nello spazio. E c'è chi inizia a sospettare che in effetti la forma piramidale all'interno dell'architettura antica è troppo diffusa per essere semplicemente la struttura più facile e intuitiva da realizzare. E tu, che idea ti sei fatto? Mi raccomando, se non vuoi che ti prendo per il mignolo del piede e ti spedisco direttamente nell'orbita di Saturno a raccogliere i petauri dello zucchero, fammelo sapere in un commento. E se vuoi un altro episodio come questo, che racconta altre stranezze e siti particolari sul pianeta Terra, lascia adesso un like al video e a 10.000 like parte a bomba il nuovo video. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me, vi abbraccio e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!